affrontiamo l'ultima curva con la MotoGP. L'ultima curva si affronta di quarta marcia, si accelera a centro curva, quarta marcia in pieno, si può puntare quinta marcia proprio quando arrivi sul cordolo. Qui siamo sul traguardo, rettilineo più lungo di Phillip Island, in sesta, si affronta in sesta marcia, poi c'è questa frenata molto importante che si affronta in quarta, si scalano due marce, si entra in quarta in questa destra velocissima, cambio di direzione in quarta, poi si scala una marcia per fare terza in questa sinistra, anche questa un'altra curva molto veloce, importante largo, poi trovare centro curva a metà, si accelera tutto il cordolo interno, si riaccelera terza, quarta marcia, un po' di acqua, quinta marcia per affrontare questo curvone sempre di sinistra, velocissimo, pattina molto in uscita la MotoGP in questo punto. Poi la frenata più difficile del circuito, che dalla quinta si passa in prima marcia, è la curva Honda Corner, molto stretta, si accelera per andare prima, seconda, terza marcia, poi di nuovo seconda, per questa curva di nuovo a sinistra, si accelera molto in uscita, terza e quarta marcia per fare questa destra velocissima, cambio di direzione destra-sinistra, poi si va in salita, terza marcia per la MotoGP, questa curva in salita lunghissima, si sta inclinati sulla sinistra moltissimo tempo, si scollina, si accelera leggermente, poi di nuovo una frenata per fare seconda in discesa, destra, quanti sorpassi in questo punto, poi si accelera in seconda, terza marcia questa curva, terza e quarta, adesso rientriamo ai box. La pista è bellissima, quella di Phillip Island, peccato che è arrivata pioggia, la pista era ancora un po' bagnata, non siamo riusciti a girare in moto, però ve l'ho spiegata molto bene anche in automobile. Devo dire, è una pista bella, dà molta emozione, questo rettilineo lunghissimo che va contro il mare, frenate importanti, curve molto molto fluide, a parte due curvine abbastanza strette, però secondo me vedremo veramente delle belle gare oggi. E devo dire che la prossima gara saremo a Sepang in Malesia, un altro circuito che io amo particolarmente, lì sarà molto caldo, quindi avremo sicuramente l'opportunità di fare un giro in moto. Alla prossima ragazzi, ciao!